company. Olivia. Oh, Olivia. And this is the last daughter. The last. The other one is sold because it's good quality. Ah, they sold. Some. Very easily. Yeah. And if you want chicken, okay, you can. Yeah. Otherwise, you have. Yeah. Tu che hai incontrato, tu che hai cambiato in me.
castello lì, dobbiamo conquistarlo. Dobbiamo combattere, forza. Hai le spade ben affilate. Preparati. Dobbiamo conquistare quel castello maledetto. C'è il male lì dentro. Bisogna distruggerlo. Prendete tutte le armi che potete. Vedete morire, andate avanti, non guardate indietro, combattete da soli. Yes.
piedi. Mettiti i piedi. Piano piano. Pianino, pianino, così, ecco. Poi volare. Spiaggia la puoi tendere anche come
sta casa, va sempre riso integrale, seitan, tofu, se non è tofu è erba. Ma da quando hai cominciato a uscire con le tue amiche, qui non si capisce più niente. Ma guarda, non so. Ma io non capisco, tutti quanti mangiano la carne, il pollo, il pesce, e qui sempre ste cazzate, riso integrale, tofu. Ma da quando hai cominciato a uscire con le tue amiche, sei diventata... Si deve aver messo così.
Lei viene qui, guardi, guardi, fatto apposta. Si siede. De... E così, un... così. Si sta... Capito? De... Xavi, come ho provato mica di tui. Questo dove viene? No, senta un attimo, siccome è una norma di civile modo di vivere, senti, se si alza, guardi, perché quando una persona ci siede in questa maniera veramente... Intendo, come mo... È un'indecenza, guardi, guardi, si è per indecenza. No, 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 insisto con lui, guardi. Non come mo, poi! Si mette giù, lo marchiamo. E cazzo, come mo? Ci lo sta detto, ma lei non ti dava che tu non come nuovo sapevi allora vamo in questo momento. Senta lei un attimo, lei può parlare se non è nuovo, ma qui ci si siede, guardi, non insista, ci si siede così seduto, ma non l'ho detto seduto così, detto sì. Ehi Sami, che dito come nuovo, no tocca di nuovo, ma dato, va, faccio un piacere per favore, si siede. Così, così, oh, lei, finalmente ragioniamo. Oh, vado? Finito. Questa è la sfera. Sull'altare dell'Onnipotente. Già!
Non dovete sedervi in oce confidando nel mio destino. Siete vigorosamente tiri. Generale! Voi dovreste cercare di diventare persone di classe A. Dovreste dire ciò che pensate e dovreste fare ciò che dite. Generale! Quello di Camilla. Voi non siete mai soli, senza aiuto. La forza che guida le stelle guida anche voi. Non avete alcun diritto di riposarvi finché non avrete compiuto la vostra missione, di diventare perfetti, divini e di rimanere nella perfezione. Il riposarvi è un peccato, poiché porta a fermare questo movimento. Non riposatevi fino a quando non avrete raggiunto la propria meta. Il conflitto centrale è la conclusione della, del conflitto, insomma, la, come si dice? Quando ci lo chiamavano catarsi. Sì, ma possiamo usare un altro termine. La soluzione. La soluzione, sì, certo. The player on the stage knows where to go. Sì, tutto qua è per vedere come possiamo muovere sul palco, senza che ci troviamo lì in mezzo alla scenetta che devo sapere più dove sbatterci. Spostati, cavolo. Ok, qui tre persone. You decide a person. Sul palco? Sempre triangolo. Sempre triangolo. La scena sul palco è divisa in right side of the stage, center of the stage, left. Quando gli attori vogliono dire qualcosa direttamente al pubblico si portano sull'avanti in modo da rivolgersi più direttamente al pubblico. Movimento. Allora se tu, praticamente se tu sei qui, ti devi spostare in modo che non copri l'altro, cioè mentre tu ti sposti, l'altro deve spostarsi in modo da non essere coperto. Ma non è Camino così? No? Eh sì, sempre, mai volgendo le spalle al pubblico. Qui, il bianco. Bianco. Ah sì. Come ti fa così di cammino? Se ti dimentichi. Tanto così, tempo. È un tipico di Mahabharata, quelli degli indiani. Ma io stesso, guarda. Props in inglese significa un attrezzo di scena, cioè che può essere anche un arredo scenico. Arredo scenico che può essere sedia, tavolo. Tu devi fare le pulizie allora e poi con la scopa. Mi sei scopato. Buongiorno. Signorina Rosana, si ricordi di dettarmi quella lettera per quel fornitore? Mi raccomando, che è molto importante. Mi prenda quella lettera che c'era nello schedario numero 36. Su. Ok. Io sto parlando con la mia signora. Stop. Congelato. Ok, non ritornato, signore. Ok, qui. Ma signorina Rosalba, mi raccomando, se ricordi di patemi con la fattura. Bene, come va, e se ricordi quella fattura che c'è nello schedario numero 36, mi raccomando. Ma sta bene, sapevo che era malata. Ma signora, ma io abbi pazienza, io devo parlare con la segretaria. È molto importante. Ma scusa, se vuoi spostare ti devi scuotare. Ma devo scrivere i conti. Grazie. Finisci? Sì. Ok. Sempre a tre quarti. Sì, vero. Cioè si può stare o a tre quarti, in modo che il pubblico veda il profilo, no? Perché è l'espressione facciale che è importante. Oppure davanti. Mai di spalle, mai di spalle. Io ti servo con le persone con il tv. No, non funziona. Ok. Yeah. Bravi! Ok, we must divide. Dopo gli occhi, sai. Tu a togliere. No, fanno nuovo. Depends upon your characters. Bravi! Bravi! Io arrivo da mangiare. Non sai che è morto una persona con un grande valore sociale e lì c'è dello giallo di questa persona del conta, no? E lui si scusa, proprio cane, proprio oggi non ho fatto il giornale e non so niente. Ma... Invento, idea. Una favola. Quello che hanno fatto loro. Una favola. Salve. La mascara, Che succede? Tutto
ti sei filetti con piedi? Ricorda, Silvia, che si spada su. Magari, fai una... Puoi venire qua, no? Papi, guarda! Buttala! Vieni qua. Vieni a chi? Amor! Ma è morto qualcuno? Papi, stai in casa! Dada, vieni, dai, si può fare così. Un padre che aspetta, sei bambino. E due padri che aspettano. Sì, un nervoso, molto agitato. E poi da lì cominciamo a parlare. Come mai così, no? Cominciamo a parlare così. Magari un tranquillo che anche la sua madre aspetta. Paragone. E noi le facciamo, se voi fate papà. O paragonio di noi facciamo magari l'infermiera o anche le persone intorno che fanno di morte, come in ospedale. Una di noi magari può fare una che è incinta, che non ha fatto rita, che esce fuori. Tu sei quello nervoso. Mi occupare di veloce, però deve essere apprensivo, no? E se così mi dico che deve essere apprensivo. Ma ci senti male? Non è che nessun altro potremmo. Ma è tutto immaginare, no? Andiamo in ospedale poi. Sentiamo musica. Ah, entriamo noi prima in compagni in ospedale, no? Aiaia! Le battute poi vengono, poi ci muoviamo sul palco. Devo guardare così. Ma Pasqualino, come così? Ma cosa dici? Pasqualino, come che sei? La mascherata? Che succede? Ma piangi? Siete letti i capelli? Ma è morto qualcuno? Che è successo? Dimmi. Non puoi immaginare. Tu non puoi immaginare. Dimmi il nome di chi è morto. Ma dimmi il nome. Oh, è stato buono. Ha fatto tanto bene a tutti. Veramente? È una perdita. Io non avrei più... Non avrei nemmeno preso il giornale stamattina, non lo sapevo. Come posso io restare indifferente, se sei venuto? Va bene, mi tenerò anche i capelli. Porca la miseria. Un'ora e mezza che l'efficiente, l'impiegato, non è ancora arrivato. Un lavoro così importante da fare oggi. Ma dove cavolo sarà? Quell'imbecille deficiente, faccio la testa così di faccio. Grazie mille, vado a tagliare i capelli e avvertirò la mia signora.
Avanti. Regina, perdonatemi per l'ora. È successa una cosa incredibile. Vedete, ho tagliato i miei capelli. Oh, cosa è successo? Un grande lutto. Proprio stamattina è venuto il generale. Generale Proietti, dammi la notizia. Che notizia? È morta una grande personalità. Dice di Cronos fosse una grande guida spirituale per l'intero paese. Nessuno mi ha informato. Sì, capisco allora, certo. Senta, io volevo chiedere ovviamente a regina se anche lei tagliasse i suoi capelli, perché sa, in quanto regina del nostro paese è meglio che ci alleiamo in un lutto del genere. Penso proprio. Chi l'ha sottoscritta? Sì, regina. Chi è questa persona? Beh, mi hanno detto una grande personalità, ha servito l'intero paese per anni e anni e penso che sia veramente importante che anche noi tagliamo, io vedo, l'ho già fatto. Io in quanto regina voglio sapere il nome della persona. Certo, certo, il nome. Sì, il nome. Beh, francamente è stata una cosa tempestiva e proprio il nome non ma io ricordo. Voglio sapere il nome. Ha ragione, incidenti, guardi. Va a informarsi subito a chi. Scusi, regina, mi perdoni. Ma quando domani mi fa una figura del genere con la signora, taglio i capelli e non so neanche il nome. Io stupida! Oh! Guardie, guardie, generale Proietti, per cortesia. Chiamatemi il generale Proietti. Proietti? Per cortesia, una figura vergognosa con la mia signora, cosa è successo? Voglio sapere il nome. Come mai ci tagliamo i capelli io e lei e poi non sappiamo neanche il nome? È impossibile. Il nome? Ah, neanche lei? E no, stamattina era tutto così veloce. Ma è possibile, ma che figura? Chi? A lei chi ha detto di tagliare i capelli? Beh, il mio impiegato. Chi è questo impiegato? Pasquale. Andiamo a cercare Pasquale, forza, veloci per cortesia. Ecco, sto prendendo adesso l'autobus. Lo fermi per cortesia, lo fermi. Pasquale. Oh, buongiorno. Guardi, c'è anche Sire. Prego, prego, per cortesia, chieda il nome del nome. Nome, mannaggia. Il nome di questo. Non lo so, mi aveva detto questa persona che aveva una grande personalità. Io devo sapere questo, lui mi taglia a detto. Perché morto? Ha grande personalità, dice anche lui, però il nome. Sì, non lo so, il nome, non lo sapevo. Il nome, senza di sapere. Come neanche lui. Com'è quando c'è un modo di personalità? E non è anche informato. Io mi rovino i capelli per lei. Possiamo dare chi. Allora, il nome? Il nome? Possiamo dare chi di trovare questa persona, magari. Vediamo, dai, dov'è? Di solito è un lavandaio, di solito è davanti alla porta esterna. Ma davanti? Un lavandaio. Sì. Andiamo, andiamo. Andiamo a utilizzare il deficiente del lavandaio, vai. C'era una buccia di banana rosata. C'era una buccia di banana. Ci è stata la buccia di banana. Buccia di banana. Ma si faccia spiegare bene qua. Adesso c'è una buccia di banana. Cosa succede? C'era una buccia di banana. Vogliamo il nome di questo. Lasciata lì. E tu mi devi dire il nome. Ma era il mio asino. Oh, il mio asino. Lina, ci vediamo. Allora, regina delle sorelle, vieni. No, non penso. Allora ci vediamo allora. Sono fatica di niente. Lina, non chiami per darmi la conferma di niente. Lila, vai Lila. Vai. Yeah.
bene. C'è, è la mia forza pure. Sono molto contenta che ci sia questo incontro, perché penso realmente che noi giovani Marghi abbiamo la forza per costruire un progetto nella missione di Baba che sia veramente rivoluzionario. Io ci credo profondamente. Avrei molte cose da dire a voi. Una parte vi saranno riportate da Lila, che ho incontrato ieri nel mio ultimo viaggio. Ho trovato molte ispirazioni per il lavoro della missione di Baba. Ho visitato e realizzati dei progetti. Ho visto realizzati dei progetti che veramente esprimono l'ideologia di Baba e la possibilità reale di condurre una vita spirituale in comunità anche senza l'aiuto di una acciaria. Perché noi abbiamo dentro tutta la forza dell'universo quando ci abbandoniamo a lui. A presto, con tanto amore per tutti, e vicino a voi nella sua gloria, Sukriti. Namaskara. Parapita Babaki. Così fa felice. Ai, Alana, mi fai morire. È forte, è tutta luce perché fa. Devo ritirarti. Miss Samantha Mena. The muse of Samantha Mena. Vabbè, io non ho per tutte però. Devono fare una brutta fine. Infatti, noi l'abbiamo fatta. Io mi stai mettendo la faccia. Con la faccia? Tutti una brutta faccia, eh? Go! Vista Marta Mela! Yeah. Smile! Yeah. Fai un sorriso da me! Primo war! Sì! Prima e dopo! Prima e dopo! Non lo so! Miss Samantha Mela! Go! Basta? No. Ma no, mi fa male! So che mi ha conosco! Bianco, dai! Guarda questo! Sì, qualche neo diventi proprio terribile! E ho occhiaie qua sotto, io gli occhi, una maschera bellissima da teatro! No, non riesco a tenere. No! Di profilo, girati! Ah, oh, che bello! È bellissimo come si può cambiare la faccia. Chi è? Sai cosa mi piace fare? Eh? A niente. I like the rule of crazy.
caselli. Un'altra! Almeno tre. Finito.
siete aspiranti spirituali e che perciò avete il dovere di intraprendere il compito impegnativo di salvare il mondo. Dai. Dai. È l'azione che fa un grande. Siate grandi col vostro stato, col vostro servizio, col vostro sacrificio. Dai. Dai.